La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. Qui alla radio dell'avvocatura siamo con Ilari Sedu, che è il collega napoletano che nei giorni scorsi è stato eletto al Consiglio dell'Ordine di Napoli. Abbiamo potuto considerare che è il primo collega nero eletto consigliere dell'Ordine in Italia. Peraltro giovanissimo, Sedu, tu quanti anni hai? 32. 32 anni, da pochi giorni papà di un bellissimo bambino che si chiama Adriano. La tua storia, Sedu, come comincia? La mia storia comincia che sono figlio di cittadini immigrati africani e sono giunto in Italia che avevo meno di un anno e da allora ho sempre vissuto in Italia e tutta la mia istruzione, formazione culturale è avvenuto sul territorio dello Stato. E, diciamo, è stato un percorso come qualsiasi altro cittadino italiano e ne vado fiero, perché la fatica non è stata sicuramente facile, in quanto non già figlio di avvocati oppure di professionisti, e quindi per me è una soddisfazione enorme essere riconosciuto dai colleghi del Foro di Napoli. Essere riconosciuto, avere tantissimi voti, è inutile che lo ricordiamo, perché poi insomma non è neanche facile essere eletti al Consiglio dell'Ordine di Napoli, c'erano 106 candidati e in più comunque una gara tra tutti. Il fatto di essere di colore, io spesso dico di colore, c'è qualcuno che ritiene che non si debba dire di colore, bisogna dire nero, io sono leggermente ambrata, non sono manco rosa pallido, tutti quanti noi abbiamo un colore, ma nella tua vita ha significato essere discriminato? Senti, di discriminazione non mi piace parlare legato alla mia persona, perché di fatto io sono un cittadino italiano come qualsiasi altro cittadino italiano. Ripeto che le discriminazioni avvengono laddove di base c'è una barriera linguistica molto forte, perché ricordiamo che gli italiani in Italia siamo un popolo non razzista, siamo fortemente classisti e quindi tendiamo a badare all'aspetto concreto della vita di una persona in relazione al lavoro che esercita, e quindi non parlerei di razzismo. Io francamente sono stato fortunato di non aver mai subito atti razzisti. Cioè mai per il colore della tua pelle? Mai per il colore della mia pelle. Ovviamente c'è qualcuno che ci prova un po' di sarcasmo nel definirmi, però non direi che si tratta di razzismo. E poi onestamente, in quanto cittadino italiano, ho gli anticorpi per potermi difendere. Ilari, un'elezione con tantissimi voti, quasi plebiscitaria direi, in questo momento, in questo momento storico, in questo contesto politico anche, in una città come Napoli, secondo te rappresenta qualcosa? Tu sei pronto ad affrontare il fatto che rappresenti qualcosa? Hai scritto un post che è diventato virale, poi è stato pubblicato da Repubblica. Sì, ho scritto un post che... Lift as you climb era un vecchio slogan dell'America nel periodo delle leggi razziali. Martin Luther King, e praticamente vuole che qualsiasi persona prima discriminata, che piano piano si fa largo e si fa strada all'interno della società, abbia il dovere morale di trascinare con sé, in base alla sua cultura e alle sue esperienze positive, anche gli altri che sono meno fortunati, e quindi è un dovere morale, e io in questo momento ritengo che il mio dovere morale è agire come esempio per altri che verranno meno di me, perché io sogno un'Italia dove non si badi più al primo avvocato eletto in un ordine professionale. Io vorrei un'Italia che dall'idraulico fino al magistrato di turno, fino al politico, non faccia più scalpore il fatto di essere di pelle nera. E
tu sei pronto al fatto che però la tua elezione simboleggi qualcosa, il tuo impegno nei diritti umani anche professionalmente è riconosciuto, è noto, soprattutto in questo foro. Tu sei pronto ad affrontare il fatto che la tua elezione simboleggi qualcosa? Sono assolutamente pronto. Diciamo, la mia elezione va a scardinare tutte quelle teorie di super sovranismo, di nazionalismo identitario. Qui bisogna pensare soltanto al contenuto del carattere di un uomo e non alla sua pigmentazione. Assolutamente deve... Fantastica questa cosa, fantastica! Assolutamente deve renderci tutti quanti orgogliosi, ma soprattutto ciò che mi emoziona di più non è tanto il fatto di essere stato eletto, mi emoziona tutti i complimenti ricevuti. Addirittura ieri ricevo una telefonata dal CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, dove un ex magistrato del Tribunale di Napoli, attraverso la sua segreteria, mi chiama e si complimenta. Si complimenta perché gli italiani vogliono un cambiamento, vogliono una società ben integrata, vogliono una società multietnica, e per questo noi ci dobbiamo battere, perché siamo uomini. Non a caso tu vieni eletto a Napoli. Tu stesso hai detto: Napoli è mille colori. Io, non perché sia napoletana, però mi piace rivendicarlo. Questa è effettivamente stata sempre una città multietnica, e basta farsi un giro in metropolitana o per le strade di Napoli e vedere che veramente ci sono ovviamente quelli che non si sono integrati, ma quanto a integrazione noi potremmo fare scuola. A Napoli siamo abituati ad accogliere tutto, anche perché la cultura napoletana è frutto di una contaminazione di varie culture, contaminazione nel senso buono. Quindi ciò che noi siamo oggi a Napoli è il frutto del mescolarsi di tante altre culture, e quindi Napoli è sempre aperta a tutto ciò che può migliorare culturalmente e socialmente questa città. Tu hai vissuto questo contesto napoletano fin da quando sei bambino. Secondo te, tu conosci anche un po' il mondo dell'avvocatura italiana, se fossi stato in un'altra città sarebbe avvenuta la stessa cosa? Con più fatica, perché a Napoli qua abbiamo un grande cuore. Grazie Sedu, in bocca al lupo e auguri per tuo figlio. A proposito, cosa ti auguri per Adriano? Che sia un uomo libero, libero nell'intelletto, questo mi auguro. Grazie di nuovo. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi, e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.